Buon sabato, bentornati su Rete 8, amici, al nostro consueto appuntamento con la cucina senza glutine. Anche oggi vi saluto da Passeri in Centro, in compagnia del giovane chef Massimiliano Cappucci. Grazie per il giovane, buongiorno Jennifer, buongiorno. Dai, giovanissimo insomma. 40, perché no? 40 anni. Dai. Poi, che poi tra l'altro la tua è una storia un po' particolare, perché hai iniziato anche un po' tardi a fare questo lavoro. A circa 35 anni, quindi in età adulta mi sono avvicinato alla cucina. Amore a prima vista, come quando vedi una bella donna e perdi la testa. Che bello. Poi tu tra l'altro non sei neanche proprio abruzzese, trapiantato no, in Abruzzo. No, sì, sono di Roma e a 20 anni mi sono trasferito ad Avezzano. E poi ho girato un po', Avezzano, Pescara e Toscana. E sei approdato qui da Luciano, sì, in centro, nel centro di Pescara, in questa location veramente bellissima. Veramente bella, infatti noi siamo veramente in un'area particolare dove praticamente oltre a fare diciamo tante degustazioni si possono tenere anche dei congressi, degli eventi, insomma uno spazio veramente polifunzionale, bello, proprio nel cuore di Pescara. Sì, il locale si presta benissimo, complimenti elegante. Al nostro Luciano. Sì, complimenti. Ma allora, ma veniamo a te, che cosa ci presenti oggi, che ricetta facciamo? Ok, oggi presentiamo una bollentina estiva. Un po' una contraddizione perché però visto sì, il tempo infatti, non riusciamo a uscirne. Questa è un po' la piaga, quest'estate che non riesce proprio a decollare, però insomma dai, ci siamo quasi. Sì, nasce da un'idea, una mattina ero in un bar e ho il tempo brutto, delle persone anziane parlavano, oggi ci vorrebbe una polenta, quindi sono arrivato al ristorante e ho detto, beh, facciamo una polenta, la rivisitiamo un po'. Dalla vostra fracchiata ho preso la farina di ceci e cicerchie. Però invece di metterci poi delle acciughe l'ho trasformata con uno sgombro marinato con benissimo. Sale e agrumi e un po' di timo. Okay. E poi lo aggiustiamo a piacere con verdurine di stagione, fave, asparagi. Fave, asparagi, piselli. Sì, il nostro ristorante si contraddistingue dagli altri perché come hai parlato già con Saverio, il nostro pizzaiolo, sì. Ci riusciamo a scambiare delle ricette, quindi degli ingredienti che usa lui poi li trasformiamo in piatti per me e viceversa. Quindi avviene una sorta di contaminazione positiva che poi dà origine a nuovi piatti, a nuove ricette. Che sì, bello, grazie a Luciano siamo una grande squadra che ma quanto è bello un grande sentire, progetto. Quanto è bello sentire queste parole, perché oggi in realtà si vive la cucina sempre come una competizione, invece io penso che veramente bisogna avere la capacità di imparare dagli altri, soprattutto da chi è diverso, da chi magari a stili di cucina differenti. È proprio bello questo. Qui non ci sono grandi donne, prime donne, ci sono solo grandissimi professionisti che si mettono che al bello. Servizio. Beh, così dovrebbe essere. Complimenti a Luciano perché è un grande leader, il merito è soprattutto suo e anche vostro. Allora, grazie. Veniamo alla ricetta. Cominciamo. Allora, prendiamo la farina di ceci e cicerchie, sì. Abbiamo già fatto messo a bollire l'acqua. Okay. Versiamo. Ovviamente noi per tempi televisivi abbiamo preparato in precedenza la nostra polentina estiva, quindi dopo mezz'ora di cottura il risultato deve essere questo. Ci vuoi dare un po' la dose un po' più precisa? Sì. Quanta acqua dobbiamo mettere? Allora, a me piace un po' lenta la polenta, okay. Quindi bella partiamo, cremosa. Sì, partiamo da 1,5 kg, 1,6 kg di farina e 400, io metto anche 450 grammi di acqua, okay, olio e sale. Quindi la nostra polentina è praticamente pronta. Quindi a questo punto che facciamo? Possiamo assemblare nel piatto. Possiamo già assemblare, quindi possiamo già impiattare. Questo è il nostro piatto di portata, eccolo qui. Sono curiosa di vedere come andrai ad inserire gli altri elementi. Visto che è una polentina estiva, io la servirei su una temperatura di 60-70 gradi. Ok, quindi anche se la mettiamo nel piatto la possiamo far raffreddare un pochettino. Quindi insomma buona sia calda ma se raffredda va bene uguale. È un piatto privo di glutine. Perfetto. Quindi. Beh,
questo è il nostro appuntamento settimanale dedicato alle ricette senza glutine. Poi e adesso piatto... le decoriamo a modo nostro, come preferiamo. Mettiamo un po' di crema di piselli utilizzata già da Saverio in precedenza. Il tocco di primavera, prodotti di stagione, ovviamente i piselli sono protagonisti della primavera insieme anche alle fave, anche se adesso siamo un po' alla fine, però sbollentate e sbucciate sono perfette. Sbucciate e sbollentate. Poi raffreddate in acqua e ghiaccio per mantenere il verde. Il colore, il bel verde, che è anche importante, altrimenti tendono a diventare un po' grigiastre. Ci mettiamo anche un po' di piselli sempre sbollentati in precedenza. Ah, ecco gli asparagi, sai che amo tantissimo gli asparagi, proprio mi piacciono veramente tanto. Li trovo anche molto versatili come prodotto, come tipologia di prodotto. Insomma, ora dovresti tornare da quelle persone anziane e fargli vedere la tua polenta. È vero. Mi confronto spesso con il maestro Tino Di Sipio, che è un caro amico. Ci mettiamo lo sgombro, ma ci possiamo mettere anche lo scampo crudo, oppure altre baccalà, ci possiamo mettere. Ho pensato a questo piatto qui, è un piatto povero, quindi con lo sgombro, le cicerchie, i ceci, quindi sono tutti poi piatti... Comunque è anche un pesce tipico del nostro mare Adriatico, quindi è giusto utilizzarlo. Una scorza di limone. Un po' di freschezza. Qualche fiorellino che mi piacciono tanto. Questi ovviamente sono fiori commestibili, sì. Giusto? Ok. Un giro d'olio, extra vergine. Ma che bella questa polentina estiva. Complimenti. Grazie. Un pizzico di pepe. Mi ricordi come è marinato lo sgombro? Lo sgombro è marinato prima solo con sale. Sì. Poi tolto dal sale, sciacquato e rimesso in una pellicola con agrumi e timo. Fantastico, quindi anche veramente molto fresco. Dobbiamo aggiungere qualcos'altro? Ci siamo? Sì, ci siamo. Un po' di timo. Beh, che meraviglia. I miei complimenti. Grazie, grazie mille. Veramente complimenti. Complimenti a te, complimenti al nostro Luciano Passeri e ovviamente grazie ai nostri telespettatori per essere stati insieme a noi. L'appuntamento con Chef in Cucina è quotidiano. Ci vediamo domani con le consuete ricette di pasticceria. A domani. Il successo di una dieta si valuta con quanti chili rimangono dopo che uno li ha persi, in più come positivamente influenza sulla salute. La dieta mediterranea può migliorare l'aspetto ematico del nostro sangue e far dimagrire in maniera permanente.